Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport e al Prigioniero d'Est e Radio 1 e Star Radio. Come di consueto, vediamo subito le prime notizie regionali di sport, poi nazionali e internazionali. Le sport regionale è l'Udinese del Neri, prendiamo troppi gol contro il Sassuolo, cambieremo qualcosa in difesa. Solo? Ma. Vela, un friulano sfida gli oceani nella regata della leggenda. Andiamo a vedere altre notizie nazionali e internazionali. Subito per Yohan Kupang, Arianna Fontana porta bandiere per le Olimpiadi invernali. Le sue 5 medaglie a Torino, Vancouver e Sochi. Infatti dice essere portabandiere sarà uno stimolo per arrivare sempre in finale. Le Serie A, problemi di formazione per la decima giornata del campionato. André Silva dal primo minuto, turnover per Nainggolan. Infatti andiamo proprio a vedere le proprie informazioni. Montella sceglierà l'attaccante portoghese, sostenuto da Suso e Çalhanoğlu, nella Juventus Douglas Costa per Mandžukić, Bernardeschi insidia Cuadrado, in Inter e Napoli con i titolari, nel Bologna si rivede destro, Palacio e KO, Atalanta Gomez non è recuperato. Poi nel Cagliari Pavoletti all'inizio, il Benevento cambia modulo, Daneri travolge l'Udinese. Infatti già stasera ci saranno le partite di Inter Sampdoria allo stadio di Meazza alle 20:45, dove D'Alberto nell'Inter insidia Nagatomo e Ramirez sarà trequartista per la Sampdoria. Domani invece, mercoledì 18:30, la partita dove l'Atalanta gioca contro la Sverona. Invece dopo ci saranno Bologna-Lazio, tutte le altre partite alle 20:45, dove ci sarà proprio Bologna-Lazio, Cagliari-Benevento, Chievo-Verona-Milan, Fiorentina-Torino, Genova-Napoli, Juventus-Spal, Roma-Crotone, Sassuolo-Udinese. Per dire che la Roma di Prosieco farà turnover, invece del Crotone torna Martella. Infatti Francesco conferma Moreno, Juan Jesus come coppia difensiva, perché potrebbe far riposare alcuni titolari come Nainggolan, Bruno Perez e De Rossi. Davanti a ballottaggi aperti tra El Shaarawy e Under, tra Berotti e De Frel. Sciche gare in corso. Andiamo invece a vedere le altre notizie di Serie A. Infatti Agnelli dice guarda al futuro, ricavi record, ma crescere non basta, bisogna evolversi. Tennis di Basilea, Paperone Federer, nuovo record in vista. Se vince Basilea è il più ricco di sempre. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo proprio a vedere. Serie A, lo Tito, ogni anno porteremo ad Auschwitz ben 200 tifosi laziali. Serie A, Montella, ripartiamo dalle prestazioni. Voci non mi disturbano, dice. Altre notizie. Serie A, edicola, cioè dei giornali sportivi. Bonucci chiede scusa. Napoli e Chiesa, il colpo per Sarri. Notizie di Cristiano Ronaldo è dei best della FIFA. Buffon migliore portiere. Bonucci l'undicesimo ideale. Scherma. Daniele Garozzo colpito da una pneumotorace. La radiologia gli ha detto: come fai a stare in piedi? Pensate un po' voi. Serie A, Bonucci è stato squalificato per 2 partite. Salterà il Chievo e la Juventus. Andiamo a vedere altre notizie. Serie A A1 di femminile di pallavolo. Paola Enoglu e Conu inizia da urlo. Ben 55 punti in 2 partite. Che sassate a Novara. Gran Premio della Malesia. Si parla già. Gli alti e bassi del Dovizioso. Una zavorra sul mondiale.
ora Sepang per vincere e sperare. Andiamo a vedere se ci sono altre notizie. Come l'NBA, il risultato della notte, Golden State ritrova la vittoria, prima sconfitta per gli Houston. Basket, poker della Germania, Brescia batte Varese 73 a 67 ed è in testa al campionato con Milano e Venezia. Andiamo a vedere i risultati, come dicevo, delle partite di ieri, che vi ho illustrato. Eccole qua le partite di ieri con i risultati della 11ª giornata di campionato anticipo di Serie B, dove Brescia ha vinto 2-1 contro il Bari. La Liga invece per la 9ª giornata di campionato posticipo, Deportivo ha perso contro la Girona per 2-1 e Real Sociedad ha pareggiato con l'Espanyol 1-1. Poi altre notizie di risultati di altre partite, andiamo subito a consultarmi con me sempre dalle notizie di altri campionati italiani e non solo, come dire anche per la Triestina che ha vinto contro Vicenza nella Serie C gruppo B per 3-1. E invece andiamo a vedere i risultati di basket, dove nella Serie A, come dicevamo, la Germani Basket ha vinto contro il Varese per 73 a 67 e i risultati di NBA giocati stanotte, Los Angeles Lakers ha perso per 112 a 119 contro New Orleans Orlando Pelicans e Oklahoma City Thunders ha perso 113 a 115 contro Minnesota T-Wolves. Andiamo invece a vedere le partite di stasera, dove ci sarà l'anticipo delle infrasettimanali di Serie A per la 10ª giornata di campionato tra Inter e Sampdoria alle 20:45 in caso di inizio. Poi le altre partite di Serie B della 11ª giornata di campionato, e sono tutte le partite alle 20:30. Andiamo subito a vederle. E saranno Perugia contro Cesena, Novara contro Salernitana, Frosinone contro Ternana, Foggia contro Parma, Empoli contro Pescara, Cittadella contro Venezia, Carpi contro Palermo, Ascoli contro la Spezia, Virtus e Entella contro la Cremonese e l'Avellino contro Provercelli. Poi ci sono partite della League Cup, dove chi è interessato alle 20:45 ci sarà tipo per dirvi Preston City contro Crystal Palace, World City contro Manchester United, Arsenal contro Worthing City, Leicester City contro Land Under, Brookmore contro Middlesbrough e Manchester City contro Wolfsburg. Poi ci sarà la Coppa del Re per i sedicesimi di Coppa del Re, dove ci sarà nel Barcellona alle 21:30 a giocare contro Real Burgia. Poi c'è la DFB Pokal, cioè Coppa di Germania, dove per dirvi chi è interessato può anche vedere la Borussia Dortmund che giocherà alle 20:45 contro Magdeburg per il secondo turno. Poi Euroliga Basket, andiamo a vedere, dove ci sarà il Khimki contro la Stella Rossa alle ore 19, alle ore 20:05, ora italiana sempre, Maccabi Tel Aviv contro Olympiacos, Barcellona Lasa contro Gartric alle 21 e allo stesso orario anche Real Madrid contro Olimpia Milano. I risultati di stanotte dell'NBA di basket, dove il Burensound ha vinto 117-115 contro il Sacramento Kings, Denver Nuggets ha perso per 104-109 contro Washington Wizards,
Dallas Mavericks ha perso per 103 contro 133 di Golden State Warriors. San Antonio Spurs ha vinto 101 a 97 contro Toronto Raptors. Poi Houston Rockets ha perso, come dicevamo, 90 a 98 contro i Clippers. Il McBaw ha vinto 103 a 94 contro Charlotte Hornets. Miami Heat ha vinto 104 a 93 contro Atlanta Hawks. Detroit Pistons ha perso per 86 a 97 contro Philadelphia. Eurocup di basket europeo, dove ci sarà il Ritas contro l'Omonia Cuban alle ore 18. Invece alle ore 20:30 ci saranno Atleti Bilbao Basket contro Partizan e Limoges contro Alba Berlin. Vi informo già anche sulle partite di domani, eccole qua, della infrasettimanale, della decima giornata di campione di Serie A. Alle ore 18:30 sarà Atalanta contro l'AS Verona, invece alle 20:45 saranno Chievo-Verona contro Milan, Bologna contro Lazio, Juventus contro Spal, Roma contro Crotone, Genoa contro Napoli, Fiorentina-Torino, Sassuolo-Udinese e Cagliari-Benevento. Per la invece League Cup inglese, Chelsea giocherà contro l'Everton alle ore 20:45, invece alle ore 21 Tottenham contro West Ham. Andiamo a vedere anche il mondiale di Under 17 semifinali, dove alle 12:30 ci sarà Brasile contro Inghilterra e Mali contro Spagna, sempre alle 17 ora italiana. Eurolega basket, ci sarà il CSKA Mosca, giocherà contro il Panathinaikos alle 19:00, alle 19:45 Benfica Dockus contro Efes. Nadalù e Baskonia invece contro Valencia Basket alle 20:30 e Malaga contro Prodepanger alle ore 21. Poi ci sarà di notte come al solito NBA, Eurocup invece Reggio Emilia, la squadra italiana giocherà in trasferta al Bannevic alle ore 18 e FIA Torino giocherà in trasferta contro Levallois alle ore 19 e il 2020 Energia Trento giocherà in casa contro il Tofas. Queste sono le partite di basket. Bene, da Adolfo Giordest, RD1, Sam Radio, vi ringrazio sempre per l'ascolto. A risentirci domani per tutti i risultati delle varie partite di basket, calcio e non solo. A domani, come al solito, allo stesso orario. Grazie a tutti e a risentirci a domani. Da Marco è tutto. Arrivederci.